Allora, noi oggi siamo a casa perché dobbiamo andare dal dentista. Ah, quindi tra poco usciamo e andiamo dal dentista. Vanessa è andata a scuola, ma lo sai che cosa facciamo noi oggi? No. Dai, prova a indovinare. Portiamo a casa. Portiamo a casa i gattini di Roberta. Esatto, perché Roberta ha tanti gattini che poi dovrà dar via e noi porteremo a casa due gattini che sono già stati prenotati ma che sono ancora piccolissimi e devono essere svezzati. E quindi ci penseremo noi e sono bellissimi. Non facciamo vedere nulla ai nostri... Però io ti vedo uno che... è uguale a Gasper, però piccolo. Ma insomma, tu dici che è uguale a Gasper. Beh, si assomiglia. Io amo quella gattina. Sono due femminucce. E poi gli dobbiamo dare anche due nomi. Io ho già in mente due nomi. Come? Nora e Nina. Nina con la... Nina e Nora, le nostre gatte della Sardegna. Tanto sono nomi che noi gli daremo giusto per riconoscerle. Poi verranno chiamate in altro modo perché sono due gattine che sono già state anche adottate. Roberta ha un gatto che si chiama Nino, è un maschio. Esatto. È uguale alla gattina piccolina. Esatto. E la chiamo Nina, quella. Esatto, Nina e lei, brava, proprio per quello, perché uguale a Nino. Se la Roberta c'ha una cosa, tipo un oggetto che sembra Nina. Ah, Nino è, e Nina. È una statua. Lo facendo nella cucina. Ah sì, vero. E quindi Nina e Nino. Va bene? Ti piacciono Nina e Nora? Sì. Nora è bellissimo come nome, lei è stupenda. Poi gli faremo vedere i nostri cucciolini. Quindi da oggi... Nina lo sento sempre in braccio tutto il giorno, anche sul divano. Sì, amore, ma fai vedere i nostri cucciolini con le mani quanto sono grandi. Più o meno, sì. Sono piccolissime, hanno 50 giorni. C'è una foto dove non sono loro, però si somigliano un sacco. Sono no, non facciamo vedere niente. No, la foto è una sorpresa, è una super sorpresa. L'altro. Quindi da oggi in poi inizieranno le nostre adozioni ai gattini che poi daremo in adozione a delle famiglie. Quindi noi li svezzeremo. La gatta di Roberta, che si chiama Mamma Gatta, perché lei è la gatta, è la mamma di tutti i gatti, ha partorito. È vero, ha avuto. E infatti Roberta ne ha talmente tanti, 4, poverina. 4, 1, 2, 3 e 4. Sono 4. Lei ce li ha. Se non volete sapere quanti gatti ha in tutto, una decina e due unità. 12. 12 brava amore, adesso le 12. Due unità ce li portiamo a casa noi. Così le diamo una mano e poi noi ce li coccoliamo tutti, va bene? Sì. Dai, tra poco andiamo dal dentista e poi andiamo a comprare tutto quello che ci serve per Nina e Nora, ok? Sì. E Nina che vuole stare sempre nella sua cuccetta. Sì. Se oggi quando l'ho ieri quando l'ho tenuta in braccio, poi l'ho rimessa in bagno e è andata nella sua cuccetta là. Allora Roberta ci porta la sua cuccetta perché c'è anche lui, lei ha anche un peluche. Un po' pezzetto dentro. Va bene, amore, andiamo. Abbiamo fatto la pulizia dei denti, adesso stai facendo inglese, bravissima, così ti porti avanti visto che sei rimasta a casa. Guarda che oggi arriva il mobiliere che sposta la cameretta nell'altra stanza, quella nuova. Quindi io adesso devo andare su. Non è già arrivato? No, devo andare su. È arrivato quello dell'acqua, guarda, un casino oggi. Io adesso devo andare su e devo svuotare i vostri armadi, tutti. Però stanno facendo la cucina. Stanno preparando, stanno facendo. Ma tu stai svelando troppe cose, troppi spoiler. Va bene, così poi appena abbiamo finito tutto questo tran tran andiamo a comprare il cibo per i gattini e ce li porta Roberta. Guardate, okay? Mi canto la canzone. Ma non ti fai male? Compiti finiti, amore? Sì. Bravissima, adesso mi stai aiutando a pulire. Mamma già ha svuotato tutto ed è tutto nelle altre stanze. Adesso devo finire di svuotare l'armadio di Vanessa e poi aspettiamo che vengano a fare questo trasloco di cameretta e andiamo a prendere il gattino. Anzi, andiamo a comprare il cibo per il gattino e poi lo andiamo a prendere, ok? Sì, anzi, i gattini. Ma qua adesso devi svuotare tutto il mio... No, quello no. Quello lì no, quindi lo possiamo fare man mano, ok? Solo le cose di Vanessa che sono nella cameretta che verrà smontata e portata di là, mentre tu hai una cameretta nuova. Anche quelli? Eh sì, tutto, anche qua. E questo non sarà mio? Anche? Eh? Questa camera di chi sarà? Quale? Questa camera rimane a me e a Daniel per lavorare, quindi lo studio. Però ci sono i miei vestiti. Fa niente, i tuoi vestiti verranno portati via. Ah, però non ho necessità adesso di prenderli e toglierli dall'armadio, perché questo armadio rimane qui. Ok, l'unico armadio che non serve. Guardate di là. Allora io metto questo. Sì. Poi prendo questo. Mm-hmm. Faccio così. Sì. Poi con lo straccio faccio. Un servizio completo. Ti assumo, amore, ti assumo. Vuoi fare le pulizie di casa? Sei bravissima. Tu sei bravissima a fare tutto, sei stata bravissima a fare inglese. Complimenti. Grazie.
Allora, amore, sono arrivati i montatori, stanno smontando la cameretta, dopo andiamo a vedere la nostra stanza vuota senza mobili. Dopodiché non puoi immaginare il disastro che c'è, perché ci sono tutti i vestiti fuori, dobbiamo dividere i vestiti tuoi, ma solo quelli che erano appesi nella cabina armadio, perché i tuoi non ci sono, ok? E poi se riusciamo oggi andiamo a prendere questi due gattini. Oggi è la giornata peggiore per andare a prendere i gattini, perché c'è un casino in casa, però vabbè, cerchiamo di farcela, dai, più tardi, va bene? Allora, andiamo a prendere il cibo per i gattini? Sì! E poi vediamo se riusciamo a portarli a casa, Ho sentito Roberta e gli ho detto che appena riesco a sistemarmi andiamo a prenderli o ce li porta lei, va bene? Quindi dobbiamo essere super veloci. Sì. Appena i montatori finiscono, tu mi devi dare una mano e essere quanti, super veloce. Quanti li prendiamo lì? Vediamo. Siamo tornati dagli acquisti per i gattini. Sì. E hanno finito e hanno tolto tutto, io mi devo nascondere dentro l'armadio. Andiamo a vedere. Allora, prima non si può. No, guardala. Oh, andiamo a vedere casa nuova? Prima guardiamo. Sì. Spoileriamo. Sì. Non siamo ancora in fase terminale. Lasciati così, scusa? Ma non li hanno posizionati, non capisco. La cabina armadio? Ma no, c'è qualcosa che non mi torna, Anastasia. Dov'è la cabina armadio? Qui non c'è niente. No, l'hanno lasciato di là. Ma perché? Allora non hanno finito. Sì. Ma no! Sì, adesso chiediamo a papà. Ma no, scusami, la cabina armadio non deve restare di là, Anastasia. Capito? Il lavoro non è finito. Oh, ma c'è ancora anche tutto questo mobile, ma no, non hanno finito, amore. Quasi. Beh, la nostra cameretta. E quando arrivano? Non lo so. Adesso chiediamo a papà. Buongiorno, amore mio. Allora, in teoria stasera dovevano arrivare i gattini, ma in pratica il mobiliere ha interrotto il suo lavoro e tornerà tra non so quanto, forse magari già tornato. Magari è tornato. È in casa? Mauro, sì. Casino. C'è casino in casa, adesso vedrai, amore. Ci sono tutti i nostri vestiti, anzi i tuoi vestiti, sui letti. Ma se i gattini arrivano o stasera o domani, ok? Dove li mettiamo? Allora, vostro bagno, oppure nella stanza, stavo pensando, libera, quella che abbiamo appena, la vostra cameretta. Che adesso i mobilieri stanno svuotando. Dove dormi tu di solito, non quella libera. Nuova. Ma perché i mobilieri stanno portando la tua cameretta nella camera nuova, non l'hai capito? Io oggi dormo. Tu e Anastasia oggi dormirete nella camera di Daniel. Ma tu puoi dormire anche nella capito? Tua casa. Capito? Voi dormirete nella cameretta di Daniel. Sì, allora i gattini li mettiamo lì perché c'è spazio. Hai capito? Non ci sono più mobili, è una stanza bella ampia, secondo me va bene anche metterli lì, sì, invece che in bagno. Che sono talmente piccoli che se di notte ci scappa. Hai già comprato tutto? Cosa hai comprato? Dimmi tu. No, ho comprato da mangiare, basta. Il resto ce l'abbiamo già. La lettiera ce l'ho. Roberta ci dà la sua cuccia perché hanno dentro i loro giochini. E poi anche quello dove fa la pipì, la cacca, magari. Ce l'ho io. Quanto no, come sono belle. Veramente, non vedo l'ora. Gli abbiamo dato i nomi, Come? Nora e Nina. Ok. Ti piace? Nina, quella nera. Nera. Che è la sorella di Nino, che è uguale. E Nora è l'altra, quella bellissima. Sono arrivati. Il problema è che devono rimontare anche tutta la cabina armadio, oltre che stanno ancora terminando di spostarla da una camera all'altra. Quindi per stasera, ve lo dico già, è improbabile che vengano i gatti. Però non è impossibile. No, è impossibile perché comunque Roberta alle 6:30 ha un impegno e manca poco. Allora, Anastasia, no. Punto. Quando non si può, ok? Domani, infatti, è anche meglio domani, sai perché? Perché domani è venerdì. Io dove dormo? Per terra? No, vabbè, adesso quando finisce piano spostiamo. È anche meglio perché domani è venerdì e sabato mattina siamo tranquilli, possiamo goderci i gatti per il primo giorno e curarli come domani si deve. Sabato mattina, ok? Quindi io direi che secondo me possiamo concludere questo video qua e ci vediamo poi domani quando arrivano i gattini, giusto? The next day. Amore. Ehi, dai, che oggi arrivano i gattini, dai. Amore, cucciola. Ani, sei pronta per andare a scuola? Mi ha scritto Roberta, mi ha detto a che ora poteva portare i gattini e io le ho risposto che da quando lei rientra a casa dal lavoro poteva portarmeli quando voleva. Quindi, Ani, è molto probabile che quando tornate da scuola i gattini siano già qua. Sei contenta? Sì. Finalmente? Sì. Adesso buona scuola e ci vediamo alle 4:30. Allora, oggi ci sei tu qua con me, che mi stai dando una mano a mettere in ordine la nuova casa. Spoileriamo un pochino? Spoileriamo. Questa è la tua cameretta, amore. Ragazzi, ci siamo quasi.
Ti piace la tua nuova cameretta? Però ti manca l'altra, vero? Sì. Un pochino, ma poi ti ci si abitua. Senti, ma oggi finalmente è il grande giorno. Cosa succede tra poco? Alle tre? Sì. Che ne so? Non lo so, adesso vediamo. Arrivano i gattini! Arrivano i gattini, Vale! Dobbiamo pulire ancora tanto. Adesso vado io a pulire. No, sei pronta? No, cioè. Va bene, sei pronta a fare la mammina di due gattini appena nati? Eh? Sei prontissima? Quanto sei emozionata? Dopo li prepariamo le pappine, così quando arrivano è già tutto pronto. Ok, dobbiamo mettere anche la loro cuccia. La loro cuccia la porta la Roby? Sì. Perché ci sono già dentro i loro giochini, ok? Vado a pulire la loro stanza e ci vediamo con i gattini. È finalmente giunto il momento di farvi vedere chi è arrivato e che cosa sta facendo Vanessina. Amore, andiamo. Andiamo a fare... Cosa c'è? Stanno facendo la nanna. Una. Davvero? Noi sono le cuccioline. Ricordati sempre di aprire piano la porta, perché potrebbe... Eccola! Potrebbero essere dietro la porta. Ciao, topoline! Ciao! Ma ciao, amorine! Siete contenti di essere qua con noi a giocare? Ma tu chi sei? Chi è lei, amore? Nora. Lei è Nora. E l'altra? Nina. E Nina. Sono due femminucce. Ciao. Ciao Nina. Ciao Nina, ma guardala. No, ma Nora è stupenda. Guardate quanto è bella questa gattina, che per metà è rosa. Ciao amore. Oh, adesso arriva Anastasia, impazzisce dalla gioia. Vanessa, le dico che ancora non sono arrivati i gattini. Va bene, le facciamo uno scherzetto. No, 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 dilli che domani arrivano. Che arrivano domani. Se c'è solo un problema, che in questa stanza, che era la vostra cameretta, manca la luce. E se tra poco arriva buio? No, non c'è amore, perché papà deve ricollegare. E c'è solo quella lampada lì. Dobbiamo tirar giù quella, eh? Adesso... No, forse meglio solo la, sai? Perché se no vanno davanti con la luce magari. No, no, va bene, la lasciamo lì, però l'accendiamo. Accendi l'amore, però. Guardate un po', abbiamo posizionato qui la loro lettiera, lì la pappa. Cosa fai tu? Ciao amori, adesso arriva anche Anastasia, giochiamo insieme, va bene? Oh, amore, quanto è carina. Lei è bellissima, se la guardate bene sotto. Vuoi farla vedere, amore? Che no, adesso si stanno, sono tranquille. Le facciamo vedere bene dopo. No, lei è quella per me. Lei è vista. Mangia tantissimo, poi facciamo vedere quando mangiano, ok? Ma guardate che vuole giocare, guardate che gioco. Invece l'altra dorme. L'altra dorme. Ma ciao. Ti sei impigliata. Hai confuso un mio titino con la tua zampina. Ma piano con questa zampina. Piacere, mamma Romina. Piacere. Eh sì, vuoi giocare? Amore. Ah, sono bellissime. Amore. Amore, e io come faccio dopo senza di te? Eh? Come faccio? Ha le zampine fragilissime, ho quasi paura di farne male. Sì, ma lei, hai visto come sono piccoline? Ma lei è molto vispa, guardate un po' come è vispa. Guardate che vuol giocare, ma guardala, ma guardala. Amore mio. Allora, Ani, ascolta, Roberta ha la febbre e non lo siamo. Ma la febbre è alta, non possiamo. Andare. Ho capito, Anastasia, ma Roberta è a letto con la febbre, li deve preparare i gattini, li deve, no, deve darmi tutta la roba occorrente, non c'è nessuno. No, dai, la voglio! No. Senti, adesso quando andiamo a casa vediamo, ok? No. Proviamo a chiamarla? No. Vediamo se sta meglio. Voglio. E vabbè, magari riusciamo ad andarli a prendere, ok? Adesso. Adesso andiamo a casa che c'è Vanessa. No. Perché vuoi il mio telefono? Perché no, non è uno scherzo, no, amore. No, 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 non te lo posso dare il telefono. Tanto adesso arriviamo a casa e andiamo e chiamo Roberta, va bene? No, smettila, fammi arrivare a casa che mi sono dovuta fermare. Dove corri? Aspettami. Dove vai? Non ci sono i gatti, Anastasia? Guarda che se ci fossero i gatti li vedresti. Amore, ti ho detto che non ci sono i gatti. Amore, sorpresona!
occhio a Gasper perché è un po' gelosone. Ciao amore mio, è venuto da me, ciao amore, ciao. Allora, ti spieghiamo una cosa, Anastasia. Lei è vispissima, ti divertirai un sacco con lei. Pensa che, guarda che sta salendo su di me, pensa che io prima l'ho fatta giocare. Mi... Lui era qua prima. Ciao amore, ma tu vuoi stare con me? Lei si è girata, ha visto, ha fatto, salita qua, hai visto, è gelosa. È arrivata Nina da te, Anastasia. Ma amore, lei invece è dolcissima, è una tenerona, a me fa tanta tenerezza. Sì, mi fa morire da ridere questa gatta, perché non mi lascia, vuole giocare. Ha riconosciuto la mia voce. Sei contenta, Ani? Ti ho fatto uno scherzo. Sai come si è arrabbiata in macchina? Mamma mia. Perché gli ho detto che Roberta aveva la febbre e non ce li poteva dare. Poi a un certo punto si vede che ha capito e mi ha detto, mi dai il telefono un attimo, io no. Perché voleva vedere se io avevo scritto, avevo fatto il video in cui dicevo che era uno scherzo. Allora Anastasia, dobbiamo coccolarli tanto tanto, stare tanto con loro. Anzi, l'unica cosa è che papà deve metterci le luci, perché hai visto che ho pulito tutto oggi? È diventata la stanza dei gatti. È vero. Ok, allora Ani, se vedi, guarda questa qui che si sta arrampicando su di me. Ascoltami Ani, se vedi che finisco... Oh no, Gasper è disperato. Guarda, dobbiamo occuparci anche di farli mangiare. Quindi se vediamo che non mangiano tanto, glielo diamo con le mani. L'acqua c'è? Credo che ha mangiato solo lei. Ha mangiato, vedi? Lei è una mangiora, per quello è vispa, perché mangia tanto. L'altro glielo diamo con le mani, così mangiano. D'accordo? Sì. Sei contenta? Sì. Adesso fai merenda anche tu, e poi vediamo cosa fare insieme ai gattini, va bene? Sì. Io prima ho preso lei l'ho fatta restare qua, l'ho fatto vedere un po' la casa, ma solo fino alle scale. Ah beh, puoi portarla giù, Poi ho lasciato lei, ho preso lei, solo fino alle scale di nuovo. Poi possiamo anche portarla giù, stiamo un po' sul divano con loro, Che fa così? Cosa c'è? Cosa c'è? Topino! Nara, detto Roberta che lei se la chiami ti segue. Nara, chiama. Amore, che Anastasia non vedeva l'ora, amore. Lei non si muove e rimane lì impassibile. Guardate che bella anche lei, non si vede niente. Gasper è curioso, poverino, annusa tutto. Tanto ce la fa muovere Ah, ma non si avvicina mica tanto, solo che sono loro che si avvicinano a lui. Cosa ti sta facendo? Solletico con le unghie. Anastasia, questa gattina dove la metti sta? E non si muove. Mentre l'altra sono è io la birba. Sono io un gatto, a me piace giocare con lei. Anche a me piace giocare, ma con lei riesco a giocare. Guardala come gioca, la vedi? Vuoi giocare con la tua manina, Vale? Vuoi provare a dargli da mangiare con la manina questa gattina che non sembra che mangi molto? Vuoi provarli tu? Dai, proviamo a darle da mangiare. Perché lei mangia, va da sola, ma lei no. Potrebbe forse una settimana in più. Questo, prova a dargli quello. Mettitela sulla mano come fa la Roby. Io guardo, mamma, io posso giocare con lui. Vedi che se gli dai da mangiare tu mangia? Perché lei è un po' pigrona. È un po' pigretta. Ma cos'è questo? Guarda. Ma cos'è? È un gioco. Ti prendi il fazzoletto, mamma? Ah, sì. Vediamo? Che simpatica. Questa gatta è super divertente. Nora, dove vai, amore? Dove stai andando? Vuoi far la nanna? Vai a far la nannina. Ma tu vuoi sempre giocare con qualsiasi cosa, ma brava. Nora ha giocato tantissimo e adesso sta facendo la nannina. Mentre Nina, che è ancora un pochino sveglia, si è messa anche lei però tranquilla. Ma Nina è tranquilla, io non l'ho ancora sentita miagolare, invece Nora sì. Tu sì? No. Tu l'hai sentita miagolare, Nina? Ma tu sei rimasta qua un pochino di più con lei. Si sta addormentando anche lei, vedete che ha chiuso gli occhietti. Allora bimbe, andiamo giù e poi torniamo su, vediamo come stanno e vediamo ancora un pochino da mangiare, ok? Sì, anche Nina dorme. Sì, si sono addormentate tutte e due. Lì c'è la piccola Nora che sembra grande ma è piccolissima.
Secondo me noi andiamo a prendere quel gattino. Andiamo via quella nera? Sì, Nina va a casa del nuovo proprietario. Arriva sì. Noi le stiamo praticamente... Arriva maschio? Sì. Spiega un po' praticamente che cosa stiamo facendo allora, noi. La mia amica di mia mamma, che è Roberta, l'avete già conosciuta, è una gattara. E quindi prende questi cucciolini. Raccoglie, solo, certo. Solo che... No, non può mettere tutti i gattini. No, diciamo che ne ha tanti in questo periodo, cioè, ne ha 12. Li raccoglie e dalla cascina. Li prende, sì, in questo momento li ha presi da questa cascina, ma lei non raccoglie soltanto gattini, lei raccoglie proprio gatti randagi, nel senso che se tipo ci Gascar. Sono anche del... Madagascar non è randagio. No, intendo tipo Gascar. Ah, come grandezza, sì. Se ci sono gatte che hanno anche magari 6-7 mesi, hai capito, e sono libere, lei le prende, le fa... Possono morire, poi sono sempre incinta e fanno sempre cuccioli. Quindi lei li prende, li cura, li porta al veterinario e le sterilizza in maniera tale che non fanno neanche più cuccioli. Perché poi i cuccioli, tanti cuccioli, muoiono. Loro non li vedono nemmeno, capito? Perché la mamma gatta quando partorisce... I primi periodi i cuccioli li tiene nascosti fino a che non hanno qualche giorno di vita, dopodiché cominci a vederli liberi in giro, solo che se sopravvivono li vedi, se non sopravvivono muoiono. Quindi loro, lei come tante altre gattare che ci sono, cercano di salvare soprattutto queste gatte di una certa età per evitare che continuino a fare cuccioli, ok? Perché poi adesso... ovviamente quando si trovano anche i cucciolini si prendono, se si riesce, si cerca di prenderli. Curate. E si portano al veterinario, si sverminano, si svezzano e si danno in adozione gratuitamente, ovviamente. Sì, e infatti quindi noi in questo momento la stiamo aiutando perché ne ha veramente tanti e abbiamo deciso di aiutarla. Domani insieme a lei sì. Andiamo a provare a prendere questo. Sì, se il tempo promette bene, domani cerchiamo per la prima volta, faremo anche un bellissimo video, ci apposteremo per riuscire a prendere il fratellino di Nina, perché Nina e Nora sono già state adottate, però sono ancora un po' piccoline, invece Nina può già andare, una ventina di giorni e poi andranno dai loro padroni. Bimbe, non vi affezionate perché non sono nostre. E poi avremo altri cucciolini. Certo, ok? Vane, piano piano, Ah, ma c'è anche una bellissima luce ancora, meno male. C'è più luce adesso, è uscito un po' di sole. Buongiorno, ciao! Ciao amorini, ciao amore. Hai visto che dormono vicini? Sì, infatti prima dormivano così. Amore, quanto vi voglio bene. Ciao amore. Con i suoi zamponi. Li lasciamo tranquilli che stanno dormendo, eh? Sentite. Vale fusa. Buongiorno amore. Sembra io quando mi sveglio. Non voglio dire. Oh, io l'ho sentita una bella prima. Guarda che ti guarda. Cosa c'è? Quella è la cosa. Si può girare, non riesce, vale. Ciao, eccolo. Sì. Cosa c'è? L'amore sta giocando, guarda. Sì, sì, lei è una giocatrice. Guarda come ti guarda, amore, ti guarda dall'alto. Poi è già pronta la piscina, tra poco. Ma le camere sono pronte. Ciao. Mi ha riposto l'altra. Uè, vuoi stare al centro dell'attenzione? Non volevo. Vado a scendere, dai, che lei è una pestifera che vuole giocare. Sì, sì, no. Lei vuole venire da me, guarda, No? No, va a mangiare. Va a mangiare, lei. Indovina dove è andata. A mangiare? Sì. Oh, vediamo. No, io sono io la domenica quando mi alzo, non ci voglio di alzare, ma ho fame. E quindi, tu sei Nora. Guarda che ti chiama, amore. Ti chiama, ti vuole bene. Oh. Quanto ti piace, Ani? Tantissimo. È la mia preferita, lei e Mirta. Lei è Mirta, Mirta. Lei mangia, gioca, miagola. Grande. No. Devi diventare grande questa scimmietta. Lei invece si stocca subito. Ma ciao. Sì. Comunque sono adorabili. Abbiamo proprio fatto bene, vero Vane? Sì, bellissimo. Adesso lei abbiamo anche questa stanza libera, perfetta per loro. Sì, poi tra poco è finita anche... Sì, è vero. È finita la nostra scuola e è pronta la piscina. Tra poco. Anastasia, sei una mammina bravissima. Lo sai? Ma sono le amore, ti sei pulita il regalino che ti ha fatto Vanessa? Sì, ma anche una sola mano per pulire. Cioè, per amore,
Allora, Vanessa oggi ti ha regalato questi espositori portatrucco. Perché adesso anche a me magari metto anche qualche trucchino, ma pochi, che tu sei ancora piccina. Qua ci... Ah, forse c'era qualcosa lì, non lo so, devi chiedere a lei, perché magari c'era tipo un cassetto e lei l'ha preso. Ah, andiamo a vedere, aspetta, perché... Va bene. Non riesco a capire qual è. Ah, sì. Vero? Questo. Ecco. Vabbè, pazienza, fa niente. Vabbè. Ti serve il pezzo di sotto, te, va bene? Sì, sì, tanto io ce l'ho già. Dove ecco, mettere... brava, tiralo giù che abbiamo lavato. C'è già dove mettere le cose. Va bene, amore mio. Non li avevo ancora visti. Poverino. Ma sì, che no, che giocano. Guardali. Sono uno spettacolo. Guardali. Poverino. Ma no, amore, ma non si fanno niente. Stai tranquilla, Nina, loro giocano. Povera. Guardate. Nora. Amore. Amore, no. Ehi. Tutto ok, amore? No, amore, amore. Amore, allora ha fatto la tonta. Non ha fatto tanto. Ha fatto la finta tonta, Nina. Sembrava tutta zitta zitta, si è svegliata. Ma guardala un po'. Certo, tutto il giorno. Guardala, guardala. No. Siamo venuti fuori a cena, abbiamo lasciato i gattini che giocavano, eh? E poi quando torniamo gli diamo la buonanotte e poi vediamo domani mattina. Però quando torniamo dobbiamo andarvi a salutare per forza. Vediamo se domani mattina appena mi sveglio, non mi ricorderò, però vado a vedere. Te lo ricorderai. Andiamo, siamo tornate. Dove sono? Ma gli avete lasciato la lucina accesa, vero? Dove sono? Adesso prima tutti di Anastasia. Oh, che belline che siete, mi raccomando bimbe, sappiate che questi gatti dovranno andare via, eh? No, cosa sto facendo? Ti sto leccando. No, ti sto prendendo i vaccini. No, che mamma, che schifo. Ma questa è una meraviglia, la cosa più bella del mondo, il gatto che ti dà i vaccini è la cosa più bella. Vai Avero fallo, allora vero. Oh. È la tua ciubella, tu sei anima gemella, gatto. Amore, no. Ti devi abbruciare, Mari. Non ci credo. No. Amore. Mamma, la mia ha un po' di problemi. Che problemi ha? Oddio, quanto sono bella. Oddio. Sei, ma anche tu sei. Oh, ma che occhi blu ti escono a te sul telefono. Allora, cuccioline, che facciamo? Iscriviti al canale, attivate il pulsante, lasciate un like a questo video. Ciao, miei gattini. E ricordatevi di abbonarvi al nostro canale e comprare le unghie su www.vanityglow.shop. Ciao, è arrivata mezzanotte, le campane sono in festa. Voglio spiare Babbo Natale, non ci vedo niente di male. Presto Anastasia, corriamo giù.